Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi in questo video vi andrò a parlare di una situazione che purtroppo credo che molti di voi, in realtà come anch'io, staremo vivendo, ovvero la mancanza di queste. Eh sì ragazzi, perché una scheda video in mano? Perché se non ve ne foste accorti, questo credo sia uno dei periodi, se non il periodo peggiore in assoluto della storia per comprare una scheda video. Eh sì, perché su Amazon se volete comprare una scheda video nuova o prendete quelle di fascia ultra bassa come può essere un RX 550 o una GT 1030, oppure se volete pagare dei prezzi normali per una scheda video dovete andare a prendere delle schede video professionali come le Nvidia Quadro, che costano di base sulle migliaia di euro e che non sono adatte per giocare. E mentre appunto tutta la fascia in mezzo, cioè tutte le schede video in pratica che normalmente uno andava a considerare, sono sparite. Questa per farla in breve. E ovviamente anche al mercato dell'usato, sì, si trovano schede video ovviamente su subito.it, su eBay, Kijiji si trovano, però ovviamente i prezzi sono lievitati. E diciamo che con questo video vorrei andarvi a consigliare una scheda video in particolare, e magari sì, non è che c'è solo questa, ma ce ne sono anche altri modelli, magari abbastanza simili, che secondo me possono fare al caso vostro se volete farvi un computer proprio in questo momento e non volete spendere un'esagerazione su una scheda video, ma però comunque volete giocare insomma a qualcosina, ecco, anche cioè in Full HD, anche a titoli abbastanza recenti. E che scheda video potevo portarvi se non la GTX 770? Perché tra quelle che ci sono su Subito, su eBay, che costano una barca di soldi, questa invece, bene o male, ok, il prezzo si è alzato anche per questa, però alla fine, diciamo, non andate a pagare così tanto in più come per altre schede, magari che anche quelle di fascia medio-bassa, come l'RX 570, 580, che costavano intorno ai 120 euro. Quelle lì adesso sono arrivate a costare ben oltre i 250, cioè normalmente si trovano sui 300 e passa. Se siete fortunati la pagate 250, ma dovete essere tanto tanto fortunati. Questa qui, mentre prima costava sui magari 60-70 euro, che non era un prezzo 70 euro, era un prezzo anche un po' così, insomma, non era proprio il massimo. Adesso la potete trovare, secondo me, senza problemi, ho controllato prima subito. Intorno ai 100 euro, e secondo me pagare questi 30 euro in più per una scheda video del genere, che andremo fra poco a vedere come si comporta in giochi relativamente recenti, non è per niente male. Quindi niente ragazzi, direi di non perdere altro tempo e niente, detto questo, direi che passiamo subito ai benchmark.
Allora, come vi è sembrata? Secondo me questa scheda, diciamo che per il prezzo che costa adesso, insomma, con la situazione attuale, si comporta ancora benissimo come scheda video. Avete visto in giochi come anche The Witcher 3 mantiene in Full HD da un dettaglio medio i 60 fps in praticamente tutte le occasioni. O giochi come Fortnite, volendo, possiamo impostare anche il 1440p senza problemi, o comunque giocare in Full HD ben oltre i 60 fps con un dettaglio anche medio-alto. Oppure anche in giochi come Tomb Raider, che sono comunque abbastanza ok, adesso Tomb Raider ha più o meno 2 anni e qualcosa, però comunque sono giochi co ancora considerati AAA e anche in quel caso comunque in 1080p, ok, dettagli medio-bassi, però si difende insomma se non cercate tutto questo frame rate in giochi AAA che alla fine per molti possono andare bene anche i 30 fps, può andare più che bene insomma. O anche in Resident Evil 2 abbiamo visto, ce la fa senza problemi. E quindi diciamo ragazzi, ecco, se non avete esigenze così grandi come magari sì, forse far girare Cyberpunk o comunque giochi davvero nuovissimi, tanto impegnativi e che volete magari giocare al massimo, ma appunto volete concentrarvi più magari su giochi che non sono super recenti, comunque hanno qualche annetto sulle spalle o magari sono anche ben ottimizzati. E non volete spendere in questo momento davvero un sovrapprezzo che è in pratica pari a 3 volte il prezzo della scheda video che dovrebbe, di quanto dovrebbe costare normalmente. Secondo me la GTX 770 fa per voi. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace qua sotto al video. Vi ricordo inoltre di nuovo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando la campanella per ricevere tutte le notifiche e di iscrivervi anche alla pagina Instagram. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!